ragazzi, sempre più caldo, sempre più bella stagione, però noi resistiamo, siamo qua perché abbiamo deciso, a me particolarmente poi sta piacendo questa rubrica perché mi sta dando l'opportunità, come dire, di rivedere e risentire persone che non sento da tempo, tipo l'ospite che abbiamo oggi, che poi, vabbè, guarda, io se quando mi chiedono cioè, una giocatrice preferita, sì, ce l'avevo una giocatrice preferita. Io ve la presento subito se può ferire, perché ho il piacere di avere oggi qui insieme a me Simona Gioli. Simona Gioli, ciao Simo, grande. Buongiorno a tutti! Mamma, che bello rivederti! Ci voleva una rubrichetta così per rivedersi. Che Grande bello! Simo, grande, grande, grande. Per il popolo della pallavolo, mamma Fast, ma a me onestamente poi questo nome sì, mi piaceva. Mi piaceva molto di più la cazzuta Simona Gioia, che no. Guarda, sei stata anche gentile con Cazzuta. Grande Simo, come stai prima di tutto e dove sei? Sei. Allora, io sono a Perugia, sto bene, vabbè, a parte l'esaurimento post-Covid, come tutti del resto, perché l'abbiamo vissuto tutti in Esatto. pieno, chi peggio e chi meglio, però dai, non mi lamento, stiamo riprendendo adesso un po' la normalità, sperando che diventi sempre più normalità, perché comincio a soffrire un po' di questa inattività in casa e tutte queste restrizioni, però non Io ci ti ho perso. lamentiamo. No, no, infatti l'importante, infatti a tutti i miei ospiti, insomma, la prima domanda è come stai? Perché Sì, no, la bisogna, è prima cosa. dovere chiedere ormai. Esatto, Anzi, tu stai esatto, benissimo, sei in piena forma, esatto. Ma ancora abbronzata, vedi? Ma dai, non ti lamentare. io sono terrona, Simo, tu lo sai, anche se tu hai fatto un Ma po' di. io dentro sono terrona, quindi Lo figurati, lo so, sai. lo so, lo so che tu sei un Molto po' terrona. terrona. Ti sei sparata qualche anno a Reggio Sì, e ha si è voglia, ma no, fatte. ma poi proprio anche come carattere sono abbastanza meridionale, calda, quindi lo sai E bene, no, infatti, Consu, siamo calde. esatto. Per questo io ti ho eletta fra le mie giocatrici preferite. Non posso dire che tu sia la migliore, perché ovviamente io ho avuto la fortuna di giocare in un'epoca dove la pallavolo italiana è stata attraversata veramente da campionesse di prima grandezza italiane ed internazionali. Lo so, hai ragione. Io E iniziavo in quel ovviamente. momento, quindi ho visto anch'io, ho giocato con. Infatti, quando mi dicono qual è la giocatrice che ti ha più forte, io ogni volta dico: ho giocato talmente con tante giocatrici forti che sceglierne una mi diventa anche un po' difficile. Siamo Infatti, state fortunate. Eh sì, però insomma la classe non è acqua, Simo, e cioè, ovviamente voglio dirti, io di anni di pallavolo ne ho fatti un bel po' e fortunatamente quando ho smesso poi ho avuto la grande opportunità chiaramente di continuare a viverla da Eh vicino, sì, sei rimasta sempre questa grande nell'ambiente. opportunità. E devo dire, insomma, lo dico spesso perché poi qui da me ci sono state, vabbè, la Leo, c'è stata l'Anto, c'è stata la Franci, ci sono state tutte atlete che insieme a te, insomma, hanno espresso forse in un triennio la più bella pallavolo che si sia vista in Italia, no? Poi adesso abbiamo la speranza in questa nazionale Guarda, giovane. ti dirò, sicuramente questa nazionale, scusate, è crollato il mondo, anche questa nazionale sta dando, insomma, sta regalando una bella pallavolo, niente da La stai dire. Noi, seguendo, Simo? sì, l'ho seguita, come facevamo a non seguirla? Penso che, non so, tutta Italia l'ha seguita, insomma, ci ha fatto sognare, no? Speravamo Esatto. anche in un oro e quindi eravamo tutti incollati al televisore. Ed è bello vedere come delle ragazze giovani, proprio un bel gruppo, hanno un margine di miglioramento incredibile. Noi sicuramente abbiamo concluso con la medaglia d'oro tante competizioni, forse per quello che quel triennio è stato, tra virgolette, magnifico. C'è da dire che loro ci sono molto vicine. Io sono convinta che in corso di questi anni ne vedremo di belle, insomma, tante soddisfazioni. Sì, c'è stato un periodo up che è stato quello, insomma, che io ho appena citato, poi c'è stata la fase di transizione come ne abbiamo parlato. Quella ci deve essere per forza. Però Simo, posso dirlo, adesso lo posso svelare, no? Vai, E vai. allora, in alcune competizioni, adesso non ricordo, in qualche europeo piuttosto che qualche mondiale che ho commentato dopo che Simo, tu sei uscita dalla nazionale.
ogni tanto durante le telecronache mi arrivavano dei messaggi, guardavo, aprivo il messaggio, Simona Gioli. No, però non puoi trattarle sempre come delle bambine, a noi ci massimo. Allora io dicevo, ma dai, e c'è come sparare sulla Croce Rossa in questo momento. No, è vero. Noi, se dovevi dire qualcosa, lo mandavi proprio in diretta, papale, ed è giusto. Adesso ti sei moderata, anche tu. Sarà l'età forse che ci moderiamo? Perché anche io sono molto moderata. No. Non c'ho speranza. No, c'è un motivo specifico, Simo, perché c'è una spiegazione per questa cosa. Perché ovviamente quelle che io ho commentato nella prima fase era una generazione di atlete molto vicine a me, nel senso io e te abbiamo giocato contro tante volte. Certo. Quindi io caratterialmente vi conosco o vi conoscevo molto bene. Quindi siccome magari poteva capitare anche a te la partita brutta e se in io dicevo che la Gioli stava facendo schifo o comunque non stava giocando la sua migliore prestazione e qualcuno te lo riferiva, io ero assolutamente certa che tu il giorno dopo ti saresti sparata il partitone. Era un incentivo. Era così. Invece, a parte il conto che sai bene che quando noi facciamo schifo siamo autolesioniste, nel senso che lo sappiamo, cioè non c'è neanche bisogno di dircelo più di qualche volta. Già, Esatto, capito. Però invece con queste ragazze, alcune che sono passate dalla nazionale, che magari non hanno avuto insomma questo exploit pazzesco, che però hanno partecipato a delle competizioni, cioè a me il giorno dopo mi telefonavano i genitori, i procuratori per dirmi no. Ma hai fatto, guarda, fondamentalmente hai fatto molto bene per il semplice motivo che erano giovani, quindi ancora insomma c'è tempo per dire le cose come stanno a volte, no? Hanno anche bisogno di una marcia in più, soprattutto dall'esterno. È anche giusto che fanno un percorso di transizione come l'abbiamo fatto noi quando eravamo più giovani, perché anche noi abbiamo fatto un percorso insomma drastico prima che arrivasse qualcosa di bello, per cui ci sta. Lo sai che io ti scherzavo perché così delicata no, non ti ho mai vista, quindi dovevo per forza mandarti un messaggio. Simo, però vabbè, a parte tutto, tu hai fatto una carriera veramente top, veramente fantastica, e io devo dire la verità, insomma, non penso si possa offendere nessuno se dico in questo momento, e mi assumo la responsabilità, come sempre faccio, di dire che tu sei stata la centrale italiana in assoluto più forte. Guarda, io di questo ti ringrazio, però lo sai che a me non è per modestia o per falsa modestia. Lo so. Ti dico, c'erano tanti centrali molto forti, diciamo che io ero in un gruppo, in una squadra che ti poteva premiare anche personalmente, nel senso che sicuramente c'è stato un momento in cui mi sono espressa tra virgolette al top, però avendo giocatori, una squadra del genere e un allenatore in panchina che ti faceva naturalmente fare delle prestazioni a mille, questo mi ha permesso di essere premiata anche come miglior centrale. Stai parlando di Barbolini? Sì, certo, in quel momento c'era lui, quindi io alzo le mani, perché alla fine quando si vince, ok, il gruppo, le ragazze, ma il gruppo ragazze e staff, nel senso, è tutto, insomma, sono mesi di sacrifici tutti insieme, per cui ti dico, io ho avuto anche questa fortuna di essere in mezzo a un gruppo vincente, per cui poi sì, insomma infatti, lo so, anche lo quello so, che conta. Lo so Simo, perché ho avuto anche 2 settimane fa, c'era anche Barbolini ospite da me. Per non parlare di un palleggiatore eccezionale quale Leo, che mani d'oro per l'amor del cielo, per cui con il gioco veloce che facevo io questo non poteva solo che aiutarmi, se non farmi giocare da Dio. Poi c'erano dei ricevitori, altre giocatrici, Piccinini, Del Core, insomma pezzi da 90. Devo dire che avevate una nazionale discreta a un certo punto. Viaggiavamo da sole. Guarda, sì. L'altro giorno, pochi giorni fa, hanno fatto rivedere la finale con l'Olanda dell'Europeo 2009, dove tu commentavi e non sai, guarda, credimi, volevo morire, perché poi alla fine non mi hanno dato il premio MVP, miglior giocatrice, ti sei incavolata. Sì, sei incavolata come una bestia per le statistiche, per questo, perché non era giusto, perché il giocatore premiato andava nella finale, eccetera, eccetera. Però sì, no, ma alla fine... Ho capito, Simo. No, forse ci avevi scusa, anche... scusa. No, non dico, magari ci avevi anche ragione, però ti giuro mi hai fatto emozionare. A parte rivedere, sai,
dopo un po' di anni rivedersi e vedere una finale così, insomma, eravamo un gruppo spettacolare, cioè viaggiavamo da sole, e non per niente nell'intervista Massimo dopo quella partita ha detto: per carità, io faccio, oggi è stata una partita facile perché io avevo poco da dire alle mie ragazze, cioè nel senso, perché eravamo veramente una bella squadra. Poi rivedersi sì. Beh, sempre un certo effetto. Ti sei tolta anche la soddisfazione, anzi me la sono tolta io, perché quel giorno, e ti dirò la verità, l'altro ieri Carlo Gobbi, che sì, il nostro estimatore, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ai tempi ha seguito tantissimo la pallavolo femminile, l'altro giorno mi ha mandato un messaggio e evidentemente lui stava guardando quella partita, no? Sì, sì, guarda. È sempre un piacere risentirti, e poi hai proprio ragione, Simona Gioia a essere l'MVP, gli ha detto. Ti eri incaponita. Io giustamente in quel momento, durante la premiazione, sai, hai la medaglia d'oro, vinci una finale dopo un europeo così, non pensi al premio personale, cioè alla fine va bene così, ma mi ha fatto emozionare la partita, ma anche dopo sentirti durante l'intervista mi stavi facendo morire, veramente. Però tu ti sei tolta poi dopo un mesetto più tardi, se non sbaglio, voi siete... Sì, a novembre. Voi siete andati a giocare la Grand Champions Cup, e tu lì hai vinto solo il premio come miglior muro, se non sbaglio, attaccante, e poi quello da miglior giocatrice. Miglior attaccante e miglior giocatrice, sì. Esatto, quindi le mie proteste hanno avuto... Hanno avuto successo, mi sono quasi meravigliata, perché alla fine c'era sempre Manon Plier anche in quella competizione, e comunque c'era una... anche lì una dura lotta in quel periodo. Allora, l'ultimo aneddoto relativo a quella Grand Champions Cup, che noi dovevamo commentare, dovevamo venire in Giappone a seguirvi, poi all'ultimo momento non so cos'è successo, siamo rimasti in Italia, quindi l'abbiamo commentata tutta da Saxa Rubra, no? Per cui cade l'ultimo pallone e io mi ricordo che ero con Francesco Pancani, allora lo guardo e gli faccio: oh, te lo giuro, sei proprio, però stavolta non dice Simona Gioia, spacco il video. Sì, guarda, eri spettacolare, guarda. Fantastica, sì. Simo, ma senti, ma sei in contatto un po' con le tue ex compagne? Tu sei una di quelle che mi sa poi stacca, fa la sua vita, come ti senti? Guarda, con alcune, per carità, mi sento, ma adesso non è un rapporto fitto, perché poi lo sai bene, quasi tutti con figli, famiglie, insomma quelle della mia età bene o male, insomma, si sono fatte anche un'altra vita, sai, il tempo poi alla fine ti porta a fare anche tante altre cose, ma non perché escludi, ovviamente quando giochi ti vivi molto di più, anche per il fatto che ti incontri nei palazzetti o il post partita o tante altre cose. Quando cominci a intraprendere un'altra vita, diciamo che hai tante altre cose, anche perché devi capire cosa fare fondamentalmente, anche quando decidi un po' di staccarti dalla pallavolo. Tu l'hai capito? No. No, ti dico, non l'ho capito per il semplice motivo che io, sempre spezzando queste mie settimane tra Brescia e Perugia, sai, quando sono qui a Perugia mi vivo a 360 gradi il mio boy, cioè il mio figlio, e quando sono su, insomma... guarda, fino all'anno scorso giocavo in A2, per cui ero impegnatissima e quindi mi rivedevo tra trasferte e Perugia, e adesso finalmente sto pensando, vorrei fare una scuola di pallavolo, però tu sai bene. Oh, guarda qua le immagini. Guarda qua. Come eravamo giovani, oddio. Meraviglia. Che spettacolo. Mi vengono le lacrime agli occhi, Simo. Che spettacolo. Guarda, l'altro giorno mi dovevi vedere, non ero emozionata di più, una cosa spettacolare. Quando ti rivedi, poi non me l'aspettavo, non era una cosa preparata, perché giravo i canali così, quindi... Eccole, guarda, che forte, bellissimo. Ma sai cosa c'è? È che era fantastico, perché era una bella pallavolo, oltre al fatto... Sì, molto bella. Era proprio bella, era bella. Avete regalato grandi soddisfazioni. Simo, a te ti hanno dato questo nomignolo di Mamma Fast, no? Ma perché, vabbè, avevi questa
questa palla, eri una mamma così che era tornata in campo velocemente, e questa cosa a me piacerebbe tu la raccontassi, perché non tutti lo sanno come è andata la storia del tuo post partum. Oddio, non so se lo rifarei, questo l'ho preciso prima di ricominciare, cioè. Niente, praticamente sono rimasta incinta, ho fatto questa gravidanza di 9 mesi, ho preso tantissimi chili, tra l'altro devo essere onesta, ero veramente un armadio asseiante, come si suol dire, non voglio dire quanti chili ho preso, però ero spaventosa e irriconoscibile, e quindi non sapevo sinceramente, anche perché dopo una gravidanza non sai quando, come, quello che riesci a fare, quindi sì, avevo preso un mezzo impegno con Perugia dicendo quando avrò intenzione ricomincerò con calma dopo il parto. Sta di fatto che dopo 20 giorni che avevo partorito, tra l'altro per rimettermi in forma camminavo con la carrozzella a settembre su e giù per le salite di Perugia per perdere chili, ero una pazza psicopatica, però a parte questo decido di andare a fare così in una palestra un po' di pesi, incontro la squadra di Perugia, incontro Mirka Frangia, la quale mi dice dai vieni un po' in palestra a fare così un allenamento blando. Bene, sono andata una volta e mi ritrovavo a fare 3 allenamenti al giorno, e così tutto è iniziato, quindi mi dedicavo notte e giorno quando non mi allenavo a mio figlio che era piccolissimo. E Massimo, tra l'altro, era andato a fare i mondiali nel 2006, che aveva preso il posto di Bonitta, quindi lui, quando io ho ricominciato, non c'era. Quando è rientrato nel club, mi ha detto, ma già in queste condizioni sei, perché praticamente il campionato iniziava a novembre e io ero come se non avessi avuto niente, ed era passato un mese e mezzo. Un mese e mezzo, ragazzi, un mese e mezzo è tornato in campo, no? Infatti è una roba clamorosa, perché cioè io inizio campionato c'ero, in poche parole ho iniziato così. No, fantastico. fantastico. Per quello Mamma Fast hanno associato poi sì il nome, vabbè, con anche la palla, perché... sì, esatto, non lo rifarei, però non lo rifarei, perché no Simo, però cioè... perché il post gravidanza viverlo così ti perdi tante cose, nel senso che è un po' troppo accelerato, e ti dirò di più che dopo nel 2008 fisicamente cominciavo a essere un po' troppo ansiosa, ma era il mio corpo che mi diceva guarda forse i ritmi sono un po' troppo elevati, perché poi c'è stato un susseguirsi, perché nel 2007 a Perugia abbiamo vinto la Coppa CEV a febbraio, poi abbiamo vinto la Coppa Italia, mi sembra, e anche lo Scudetto, poi sono ritornati in nazionale, quindi è stato tutto fino al 2008. Sì, tu non ti sei fermata mai? No, mai, e tanto che cominciavo a avere, tra virgolette, degli attacchi d'ansia così sporadici anche di notte, e i medici quando mi hanno visitato mi hanno detto forse se ti prendi 3-4 giorni di vacanza un attimino, perché poi mi sentivo anche un po' in colpa allenandomi troppo, quindi... invece di riposare o dormire, sai, con un bambino piccolo, mi dedicavo a lui, quindi saltavo le ore di sonno, cioè era tutto, ero entrata sì, proprio... Ma infatti ti ho incontrata, cioè, o almeno negli ultimi anni, se uno ti pizzicava non ti portava via neanche la pelle, perché eri... Sì, no, ma poi sono diventata maniacale sul fisico, perché credimi, quando ero incinta e mi guardavo allo specchio e neanche uno specchio di 2 metri mi poteva contenere... Cioè, credimi, il mio primo pensiero era come faccio a ritornare, com'è impossibile? Non mangiavo più, perché tanto avevo la pancia alta, ma prendevo chili su chili, così, gratuiti. Ho detto, Dio mio. Invece sono stata fortunata. Vabbè, alla grande, anche perché quello, cioè, è stata la tua seconda fase, perché comunque, voglio dire, venivi già da tanti anni di Serie A, perché tutti sì, quasi... sì. 6 anni a Reggio. 7 anni a Reggio, poi nel 2001-2002 ho iniziato a Perugia, che abbiamo vinto lo Scudetto, c'era Irina Kirillova, insomma, sì, Russe e quant'altro, no. Quindi ne avevo già fatti di anni. Sì, no. quindi è iniziata questa tua seconda fase della maturazione, non lo so. Sì, e non Giovincella, tra l'altro. Esatto, avevo, una roba... Cominciavo ad avere 30, 31, insomma. Infatti sono andata avanti fino a 43. Tu a che età sei arrivata? Perché io stavo entrando in un record insieme a Irina Kirillova. Irina Kirillova non si può battere. Mi ero avvicinata, Tu sì, ma con la fisica vostra lo potevate fare. Sì, io a 37 ho alzato bandiera bianca perché avevo... Le ginocchia, le mie ginocchia sfondate, ovviamente per me è stato, gli ultimi anni sono stati devastanti, perché era proprio fare fatica ad alzarsi dal divano per andare in palestra. No, guarda, non mi dire niente, capisco, è che io ci andavo, quando mi allenavo forse la passione, la voglia di muovermi andava sopra i dolori, perché credi ne ho
di ogni nel mio corpo, ma non sento niente. Li sento adesso. Ti stai allenando adesso? Fai niente? No, no, ho cominciato, vabbè, durante il coronavirus in casa, come casalinga disperata, mi mettevo a terra a fare tutti gli esercizi. Finalmente ho ripreso ad andare un attimo in palestra, perché poi la pigrizia aumenta, più stai in casa e più puoi uscire, è difficile. Sì, sì, è vero. Io infatti ti si abbassa il metabolismo, diventi proprio apatica, c'è voglia di uscire a zero. Stamattina invece ho detto basta, devi andare, e così ho iniziato da stamattina. Mi sono fatta quasi complimenti. Senti, sì, ma ascolta un attimo. Vabbè, quindi al di là del fatto che a Perugia tu hai la seconda casa, però secondo me a Perugia è poi anche il posto dove, da un punto di vista di club, forse hai avuto le tue più grandi soddisfazioni, perché anche lì tu hai avuto... No, qua devo essere onesta. A parte le squadre fatte, insomma, eravamo forti in un campionato fortissimo, perché sai bene che le prime otto squadre erano otto squadre, ma potevano vincerlo tutto lo scudetto. Tanto che un anno noi siamo arrivati ottavi, mi sembra, per i playoff, e dopo abbiamo vinto lo scudetto così facilmente, sempre su tre partite, 3-0. Cioè eravamo veramente delle squadre, un campionato meraviglioso. Sì, e ci siamo tolti tante soddisfazioni, alzo le mani. Però ti devo dire che anche in Russia io sono stata molto... Com'è stata l'esperienza? No, io sono stata... Allora ti dico, difficilissima, perché è difficile culturalmente, l'ambiente, la temperatura, tu quello che vuoi. Però io alla fine ero lì per fare la straniera, no? E soprattutto nella prima società, nella Dinamo, i primi tre anni... E non posso lamentarmi di niente. Una cultura pallavolistica diversa, un loro modo di esprimersi, che alla fine sembrano così rigide, severe, fredde, invece sono persone anche loro calorose. Giustamente sono cresciuti in un ambiente completamente diverso dal nostro, e quindi hanno abitudini, usi e costumi a cui noi non siamo abituati. Però è uno spirito d'adattamento terrificante, quindi come esperienza ti dico, mi ha aiutato tanto, mi ha fatto crescere. Impari a stare da sola, a fare la straniera, non sei più l'italiana in Italia, insomma è una responsabilità un po' diversa, ecco. Io ero molto contenta del fatto che tu fossi andata in Russia, perché ho detto, questa quando poi torna, perché io pensavo alla nazionale, ho detto guarda, vai in Russia un anno, deve murare Gamova, Gonciarova. Sì, però tutto un gioco diverso, anche gli allenamenti, lì è tanta quantità, niente qualità, facevamo allenamenti mattina, poi ore a ripetizione, tipo mini volley o queste cose qua, non c'era una bella pallavolo neanche come allenamento. Però ti confronti con delle altezze non indifferenti. Io ci giocavo con Gamova, fortunatamente. Pensa che Gonciarova era in panchina da noi. Vabbè. Cioè, renditi conto. Bene, ottimo. Cioè, non benissimo. Era una ragazzina, era piccolissima all'epoca. E lei giocava e non giocava, ma poco, soprattutto il primo anno. Poi guarda che giocatrice è diventata, cavolo. Pazzesco. No, io ero contenta, perché dico, questa va lì e il prossimo anno torna a muro, anche perché insomma, sul palmarès di Simona i premi a muro si sprecano. Allora, quando giocavo io, ho avuto la possibilità di giocare contro Simona. Ti devo dire la verità, litigato sotto rete. Già non mi piaceva tirare diagonale, Simo, ma quando c'era lei... Non ci tiravo mai, solo che succedeva così, che tu ogni tanto facevi la fast, magari la palla non andava a terra, rimanevi a muro in posto 2, quindi in contrattacco mi davano la palla in 4, io tiravo in parallela e c'era lei a muro, dicevo, oh, è in diagonale, in parallela. Sì, vorrei ricordarti che io e te siamo riusciti anche a discutere sotto rete, io ero piccolina, ma tu eri grandissima in campo, e mi ricordo che tipo hanno chiamato una toccata o non l'hanno chiamata, tu ti sei... arrabbiata con l'arbitro, io ti ho detto, ma guarda che non l'ho toccata, me ne hai dette di ogni. Poi sotto rete io ero quasi spaventata, perché ho detto, io mi mangio adesso. Oh, Simo, sentir dire da te, oddio. Sì, ma io ero piccolissima. Immaginare com'ero. E tu eri a Perugia in quel momento, quindi avevate lo squadrone, tra l'altro. Io ero alle prime armi. Però dopo tu finita la partita come se non fosse successo niente, cioè la paura me la sono fatta da sola, e sì, poi sono diventata peggio di te, però va bene. Grande, ho imparato. Abbiamo fatto con la Simona anche una tappa di un beach insieme, e siamo riusciti pure a vincerlo. Sì, eh?
Non so in che condizioni, ma siamo riusciti pure a vincere qualche Siamo partita. riusciti anche a vincere, abbiamo vinto anche la tappa. E è stato fantastico perché poi vivevamo in un bungalow ed effettivamente tu già lì poi arrivavi con delle buste della spesa di roba da mangiare, tutta roba dietetica, capito? Che io ero abbastanza a mangiare qualunque e lei era perfettissima, tutte le cose fantastiche, Simo. Finita. Ascolta, Simo, guarda, secondo me abbiamo anche qualche sorpresina per te, Oddio, oddio, oddio. che potremmo regalarti oggi in questa bellissima giornata in cui Non è ci... che mi scende la lacrimuccia, vero? No, eh? Sì, secondo me, allora adesso appena vediamo partire le immagini, probabilmente vorrà Non dire ti che... chiedo degli indizi perché sono sicura che non me ne dai, per cui aspetto la sorpresa. Con Sì, ansia. ecco. Oddio! Ma dove l'hanno tirata fuori? Oddio! Consum era quella tappa lì? No, non ci credo. Sì! No, Consum! Questo è spettacolare! Io questo video lo voglio! Non capisco la diretta. No, sì, ma guarda qua! Ok, va bene. No! Va bene. Ma guarda Sì, l'ho vista, lì! sì. Fantastico! Ok, va bene. Guarda, poi tappa vissutissima, eh! Oddio, Consu! Ma non si può avere così, io lo voglio! Oddio, è crollato ancora e vai! Te la mandiamo, Simo, te la mandiamo! Eh sì, eh! Le medaglie d'oro sono offerte dalla Lega Pallavolo di Serie A femminile. Cosso, quanti anni sono passati? Simo, boh. Cioè, io sopra i 30 15. sicuro, non so tu. Fantastico. Ma bellissimo. Ragazzi, abbassatemi il volume, abbassatemi il volume così parlo con la Simo. Grazie. Beh, comunque Questo è sì. un colpo di scena, eh. No, ma io lo voglio questo video, no, ma è bellissimo. Te lo mandiamo, te lo Oddio, oddio. Coso, abbiamo pure vinto. Come abbiamo fatto in quelle condizioni? Tu già antinfiammatori prendevi per giocare, mi ricordo, la mattina. E certo, non mi alzavo neanche dal letto. Guarda, guarda, chi era questo? Il mio fidanzato, no, il sindaco di... Sì, è sicuro. Fantastico, vabbè, insomma, la vita è fatta anche di momenti divertenti e non solo di No, sacrifici da spettacolare, pallavolo. spettacolare. Oddio. Guarda, guarda, fantastico. No, bellissimo, belle. Grazie, grazie No, per questa perla. la lacrimuccia mi è scesa, ma dal ridere, perché No, questa... no, 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 vabbè, ma questa dobbiamo pubblicarla da qualche parte. Simo, io l'ho già Oddio. pubblicata 250 volte, è la foto che ha fatto più mi piace, questa qua, eh. No, ma è qualcosa di spettacolare. Ma perché io non sono molto social, sono ancora abbastanza troglodita da questo punto di vista. Ti No, devi adeguare, bellissimo. Simo, ti devi Sì, no, mi adeguare. adeguo, però fino a un certo punto. Così tanto social non ci arriverò mai. Senti, vabbè, allora io ho fatto la medesima domanda a tutte quelle che sono passate da me, da questa rubrica ovviamente, e ho chiesto chiaramente se c'è la partita più bella e la partita più brutta della tua carriera, ma nel senso da un punto di vista non tecnico, ovviamente, di quella che ti ha lasciato più Rammarico, sì, dispiacere, esatto. amarezza. Esatto. Guarda, amarezza, c'è stata una partita del Mondiale contro il Brasile nel 2006, che penso che un set, non dico che l'abbiamo perso a zero, ma quasi, ed era veramente un'umiliazione. Quella partita è stata un'umiliazione. Sai quando proprio schiacci 7 volte e ti torna nei denti, proprio per dirle in gergo, Assolutamente. le battute non vanno, ma da parte di tutte, però me la ricordo proprio perché mi ricordo che ero sotto rete con la Leo e gli ho detto: ma cosa dobbiamo fare qui? Era umiliante stare in campo, era proprio non la partita, no, una partita schifosa da resettare. E poi tuttora ci rido perché veramente quando la racconti poi in maniera divertente. La racconti adesso in maniera divertente. Prima c'era poco da ridere, tra l'altro. No, no. E poi una finale di Coppa,
campioni a Tenerife, mi sembra contro Maurizia Cacciatori giocava di là, noi vincevamo facile 2-0, partita praticamente chiusa la finale, si fa male Dorota Svierevic, che tu la conosci molto bene, certo. Si fa male e la partita si ribalta completamente perché eravamo in 6 contate e perdiamo 3-2, una finale di Coppa Campioni così, è stato tremendo. Io me la ricordo benissimo quella finale. No, guarda, eravamo sopra 100 spanne quella partita, eppure, guarda, non so, non abbiamo più capito niente, ecco. Io me la ricordo perché io l'anno precedente giocavo a Tenerife. Ecco, vedi. Sì, e quando la Maurizia arrivò a Tenerife, il presidente di Tenerife mi chiese mi aiuti a portare qui da Cacciatori, e mi ricordo insomma che poi feci la telefonata con la Mauri e tutto quanto, e ovviamente essendo stata da poco avevo guardato quella partita e non mi capacitavo del fatto che Ma la più terribile in assoluto, sai benissimo che sono le due partite delle Olimpiadi, quelle non le potrò mai cancellare, mentre le altre bene o male le ho resettate tra virgolette, o ad esempio la partita al 7 col Brasile, ci scherzo, era sempre un mondiale, però adesso la racconto ridendo perché è stato veramente umiliante. Le partite delle Olimpiadi hanno fatto modo che, insomma, che al podio non ci siamo arrivate, quindi l'Olimpiade ce l'abbiamo qui, sempre quel posticino quinto, insomma, e forse poi le aspettative erano tante e partite tutte strane, perché calcola che un quarto è stato perso con la Corea, che voglio dire non ha fatto mai niente di che, ma non si sa come noi quella partita l'abbiamo giocata, boh, non lo so, sembravamo drogate forse, no, guarda, non ci capacitiamo, praticamente abbiamo perso contro una giocatrice, una. Con la Kim. Certo, esatto. Ma l'abbiamo fatta, lei fortissima, ma in quel momento l'abbiamo fatta diventare una sì, squadra sì, un intera. Fenomeno, no? Un fenomeno, assolutamente un fenomeno. Sì, la sono le Olimpiadi e l'amarezza più grande, quindi con le due partite Stati Uniti e Corea nelle Olimpiadi sono quelle insomma che mi ricordo in maniera più ancora ovviamente molto viva. Se ti può lenire il dolore, tutte quelle che sono passate hanno risposto esattamente nello stesso modo, chiaramente, perché un'Olimpiade si prepara 4 anni, uno non sa mai se quella successiva ha la possibilità di esserci, per cui poi quando ci arrivi con una squadra che ha anche delle chance e delle possibilità che avevate voi, il rammarico è ancora maggiore. Perché sì, ma poi contro squadra la nostra portata in quel momento, sai, avessi incontrato subito un Brasile eccezionale, alzi le mani, ti giochi la tua partita, magari la puoi perdere, ci sta, ma contro la Corea, guarda, anche contro gli Stati Uniti, sì, erano forti, erano una bellissima squadra, ma non l'abbiamo giocata come sapevamo fare noi, certo. L'abbiamo persa perché non abbiamo giocato come era per noi abituale giocare, ecco. Comunque Simo, ovvio, questo si sa, però avete regalato talmente tanta bellezza a questo movimento, sì. Certo. Che voglio dire, ci siamo dimenticati anche quei quarti di finale con... Sì, poi anche perché l'anno dopo facevamo resettare sempre tutto, perché vincevamo sempre tutto l'anno dopo, quindi un po' si cancellava, esatto. Ecco. Esatto. Era una maledizione l'anno dell'Olimpiade, mettiamola così. È vero, questa è una maledizione sia per la nazionale maschile che per la femminile, c'è qualcosa con l'Olimpiade che bisogna... Sì. Vorrà dire che succederà, speriamo, l'anno prossimo con questa nazionale. Ma speriamo veramente, anche perché anche loro hanno tutte le possibilità per fare molto bene. Non dico niente né podio né risultato, però insomma è normale che ci siano aspettative, perché è una squadra che può andare a combattere per le medaglie, insomma. Sì, adesso è un ciclo positivo, ci sono anche delle nuove atlete che probabilmente forse con quest'anno di rinvio avranno anche tempo per magari certo fare un campionato e migliorarsi, però sai, con un Egonu così che non ha nessuno al mondo in questo momento, con una squadra che gira, se Mochi De Gennaro continua a tenere, insomma, che è un signor libero come la vostra Cardullo a quei tempi. Cavolo, che è un ordine, certo. No? Quindi va bene, vediamo. Simo, allora, però adesso io ho pensato questa cosa, siccome chiaramente in maniera molto nostalgica le mie ospiti sono sempre quelle molto vicine a quel periodo, no?
che però ho perso di vista in quest'ultimo periodo, e siccome la cosa non mi piace tanto, allora dobbiamo fare una roba. Siccome quest'anno questo campionato si è concluso in maniera così... indecente, mettiamola così, sì. Sì, un fulmine a ciel sereno. Dobbiamo organizzare in maniera tale che alla ripresa molte di voi, lì dove organizzeremo la ripresa del nostro... Ci sono, presente, certo. Accetti questo invito. Dall'altra parte del mondo, perché riesco ad andare in vacanza, dall'altra parte del mondo, scherzo. Certo che non vedo l'ora, ma sai che spettacolo, certo. Dai, Simo, perché... Cioè, dai, non ci vediamo da tanto, una riunione ci vuole. Sì, ma al di là della riunione nostra, è anche giusto che questo movimento continui anche a tenere queste... Certo, anche perché secondo me il campionato, anche quando ripartirà, avrà, insomma, partirà un po' indietro, perché con questo virus le squadre sicuramente avranno delle mancanze, ci saranno tante difficoltà per la ripartenza da tutti i punti di vista, per cui magari dare uno sprint in più, una mano d'aiuto in più, anche così seguendo, vivendo qualcosa del passato, è sempre bello, ecco. Assolutamente, Simo. Quindi allora noi a questo punto, ovviamente, insomma, io ti lascio andare. È stato veramente bello. È stato veramente bello fare questa piccola intervista così leggera e spensierata. Spero che ci rivediamo presto. Sì, sì, ci rivedremo assolutamente presto, è una promessa. Certo. E nel frattempo, guarda, avrei piacere davvero di coinvolgerti, così come le tue compagne, perché siete un bene prezioso per questo movimento a cui... Grazie, Consu. Davvero sì. Tanto. Grazie, ti bacio. Saluto tutti quelli che ci seguono e ringrazio, sì, anche, perché è giusto, spero che siano in tanti, e ci rivediamo presto anche con tutti, dai, troveremo il modo. Sì, lo troveremo il modo, ragazzi, per riportare tutte le nostre campionesse in palestra, da Antonella Del Core, da Simona Gioli, da Francesca Picci. Ah, va bene, Francesca c'è ancora. Fate degli over, non ci sono più gli over, tu li facevi una volta, ma cavolo, dobbiamo riprendere. Esatto, e lo faremo, anche perché so che i fan di queste ragazze sono stati veramente milioni, perché per tanti anni, insomma, hanno regalato tantissime gioie. Quindi ringrazio ancora Simona per essere stata con noi. A voi, ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un bel avvio verso quest'estate. Siamo ancora qui, continuiamo a proporre sempre nuovi contenuti, cercando di fare sempre cosa gradita, e insomma speriamo di vederci presto, e sicuramente ci vedremo presto la settimana prossima con un altro ospite sicuramente speciale. Ciao a tutti e buon ciao Simo, ciao tesoro, madonna.